Sì, siamo arrivati alla nona esposizione internazionale Città di Reggio Calabria. Anche quest'anno, diciamo, abbiamo cercato di dare il meglio e posso dire che è stato dato un grosso contributo da parte di tutti i soci che quest'anno hanno dato veramente il massimo. Abbiamo collaborato, diciamo, più associazioni, questa è una novità. Ci hanno dato una mano anche l'associazione di Melito, l'associazione Aspromonte, e niente, il contributo è stato veramente eccezionale da parte di tutti i soci che hanno permesso la realizzazione di un evento che diventa anno dopo anno sempre più importante, più in crescita. Speriamo di aver fatto bene, adesso inauguriamo tra poco e domani c'è l'apertura al pubblico. Agli allevatori che arriveranno numerosi da tutte le parti, diciamo, del sud Italia in prevalenza, ma anche dalla Spagna, dal Portogallo, c'è qualche belga. Niente, speriamo di fare bene e di poter un giorno, come nel lontano 1987, proporre un campionato italiano ornitologico qui a Reggio Calabria, che sarebbe l'auspicio che di noi tutti. La mostra apre domani mattina alle 9 e sarà aperta fino alle 17.30 di domenica. Un appuntamento importante sarà l'esibizione di falconeria che sarà tenuta domani, un'esibizione che sarà fatta la mattina e ce ne sarà un'altra anche nel pomeriggio, che è una novità anche questa per Reggio Calabria, che credo attirerà molto, soprattutto i bambini, insomma, che possono vedere una cosa nuova, insomma. Sì, le razze di uccelli sono tantissime, abbiamo canarini, i classici canarini di colore, abbiamo gli indigeni, gli esotici, abbiamo gli arricciati che sono, diciamo, la mia specialità, quella con cui, diciamo, partecipo solitamente alle esposizioni più importanti. Ci sono dei pappagalli, delle rarità, delle rarità. C'è un pappagallo che è primo in Italia, è nato, il primo e unico nato in Italia, quindi insomma ci sarà per i ragazzi e per gli appassionati, ci sarà da divertirsi. È un'associazione che ha quasi 50 anni di vita e quest'anno siamo alla nona esposizione internazionale. È una manifestazione che sta raccogliendo sempre più successo. Sono arrivati allevatori dalla Puglia, dalla Campania, dalla Sicilia, oltre che dalla Calabria e anche dall'estero. Abbiamo avuto dei giudici stranieri e speriamo di poter migliorare per il futuro. È un hobby che interessa gli allevatori esperti, in modo perché allevano per vincere, ma anche un hobby che dovrebbe interessare i ragazzi, che saranno il futuro di questo hobby di allevare. È un hobby che si fa in casa, un hobby sano, speriamo che abbiamo molti proseliti. La novità di quest'anno, abbiamo una dimostrazione di falconeria domenica, sperando che il tempo sia benevolo, è una mostra anche di rettili e di
animali esotici che spero piaceranno sia ai genitori che ai ragazzi che sono molto vicini a questo hobby e che quindi a questi animali esotici che magari non vedono nemmeno in natura. Naturalmente sono manifestazioni nel nome della FOI, che il cui motto è allevare e proteggere. Allevare significa allevare gli animali con tanta amore, con tanta cura, per poterli riammettere un giorno in natura in modo da poter preservare queste specie in estinzione che spesse volte rischiano veramente di morire. Allora, siamo qui per testimoniare la vicinanza del Consiglio regionale, la massima assise della Calabria, a questo importante evento organizzato dall'Associazione Fata Morgana che ha più di 50 anni di storia. Lo sforzo e la passione che anima gli organizzatori deve trovare, a mio avviso, anche un sostegno nelle istituzioni. Qua parliamo di 2500 uccelli esposti, la possibilità di avere anche presenze che vanno al di là del panorama italiano, abbiamo spagnoli, abbiamo altri che vengono da altre parti del mondo. L'idea degli organizzatori è quella di estendersi sempre di più, bisogna dare una mano a chi con grande passione, veramente, e qua ce ne vuole molta, e riesce a garantire ogni anno un appuntamento di questo genere che farà la felicità di, soprattutto di tanti bambini che in questi due giorni affolleranno i padiglioni di San Gregorio. Noi dobbiamo essere vicini, quindi garantire intanto magari una sede più prestigiosa ed avere la possibilità che venga in una città che è diventata città metropolitana, quella di Reggio Calabria, riconosciuta anche per la sua capacità di organizzare eventi importanti in questo tipo di situazioni che sono, a mio avviso, possono fare sì che anche da questo punto di vista si cresca. Questo tipo di mostra offre un indotto molto importante e c'è la possibilità di mettere Reggio, grazie alla passione di questa associazione, sotto i riflettori dell'opinione pubblica nazionale e internazionale. Noi ci crediamo, daremo una mano in questo senso.
Questo è il trofeo offerto gentilmente da Telemelito in onore di un caro amico scomparso che è l'allevatore Ivo Labbadini, che ha dato moltissimo all'ornicoltura calabrese, perché allevare è cultura, cultura della protezione, cultura dell'amore per la natura, cultura dell'attenzione verso il mondo animale. Vogliamo ricordare con questo trofeo questa persona squisita, sempre gentile, sempre sorridente, che tanto ha dato a tutto il nostro gruppo e all'ornicoltura calabrese. Grazie.